Ora vi do notizia su quello che è, diciamo, l'eruzione di un vulcano in Islanda, il vulcano Fagradalsfjall. Così cita il quotidiano.net, tiene in ansia l'Islanda e mette in mezzo Europa. Il geologo, ecco i due rischi, il Marsili, vi spiego le differenze. E qui troviamo, diciamo, questa breve intervista del 13 novembre 2023 a Roma. Più di 1000 terremoti in mezza giornata, evacuati abitanti e animali, previsioni fosche sul traffico aereo, per via delle ceneri ovviamente. L'Islanda ha dichiarato lo stato d'emergenza per il rischio eruzione del vulcano Fagradalsfjall nella penisola di Reykjanes. Che cosa sta succedendo e cosa ci dobbiamo aspettare? Lo abbiamo chiesto al geologo Guido Ventura degli NGV. Ovviamente i nomi del vulcano e della penisola, diciamo, molto difficili per noi italiani. Vabbè. Quali sono i rischi maggiori? L'emissione delle colate laviche, fumi di roccia fusa che raggiungono i 1200 gradi di temperatura e dove arrivano distruggono. Sono capaci di fondere tutto. Visti i volumi islandesi, possono percorrere diversi chilometri e determinare danno. Un altro pericolo è legato alle emissioni di cenere. Con il vento si rischia l'accumulo sui tetti delle case con eventuale crollo se quei tetti non hanno determinate caratteristiche strutturali. Vabbè. Sono prevedibili interferenze sul traffico aereo? In teoria sì, dobbiamo vedere quando partirà l'eruzione, in che tempi potrebbe avvenire? I colleghi islandesi parlano di giorni, addirittura di ore. Possibile fare un confronto con l'Italia? E il geologo risponde: rispetto ai vulcani italiani, la situazione è completamente diversa. Perché? Cambia completamente il contesto geodinamico. L'Islanda è attraversata da una mega frattura, dalla quale, si forma una nuova crosta oceanica. Cosa che in Italia si verifica solo in modo molto ridotto, al centro del Tirreno, con il vulcano Marsili. Ma le dimensioni non sono assolutamente comparabili. Il Tirreno meridionale è un micro bacino. E, insomma, ecco, ci dice questo. Questa è la notizia delle ultime ore, che ve la giro così, insomma. Interessante per chi studia questi fenomeni, ovviamente per quanto possa sembrare assurdo, ma purtroppo questi sono fenomeni naturali, quindi c'è da aspettarsi qualche cosa, insomma. Altra cosa è quella riferibile, presumo, al poi hai le problematiche, insomma, perché devono essere spostate migliaia di persone, quindi sarà difficile tenere sotto controllo la situazione, anche se diciamo, poi in questi giorni stanno lavorando per, diciamo, insomma, andare via i residenti della zona. Insomma, ecco, questa è la notizia.